Ciao amici di My Fast Book, non riesco a stare lontana da voi, non posso però non segnalarvi questo libro e invitarvi alla lettura. Il titolo è Il coraggio del cinghialino di Marco Vichi, edito da Guanda, ed è una bellissima favola adatta a tutte le età e sulla difesa della natura e sulla forza dell'amicizia. Io l'ho acquistato da poco, lo sto leggendo ed è veramente entusiasmante. È corredato inoltre da delle tavole bellissime illustrate da Giancarlo Caligaris, di cui vi metterò le informazioni del suo blog nelle note del video. Di che cosa parla allora questo libro? Ci sono cagnolini dolci e teneri che godono dell'affetto di chi li ha scelti e di chi li cura con amore, e ce ne sono altri meno fortunati che vengono abbandonati da umani senza cuore. Ma se questa favola ha un inizio così difficile, per fortuna la natura ha in serbo per loro, specialmente per questo piccolo protagonista, una seconda possibilità, un branco di cinghiali. Proprio per quel suo musetto simpatico così simile a loro, decidono di adottarlo. Il nostro eroe a quattro zampe sembra aver trovato la felicità e scorazza per i boschi con i suoi nuovi fratelli, ma un giorno all'improvviso gli esseri umani faranno di nuovo irruzione nella sua vita. Vi leggerò un pezzettino del libro. Vi innamorerete degli occhioni di questa tavola illustrata di questo nostro protagonista e sicuramente lo vorrete leggere anche voi. Ci scommetto. A presto. Ciao. Cos'è questa palla di pelo? Si chiese a voce alta il primo cinghialino, che era femmina, avvicinandosi più degli altri. Era lei la più curiosa. Un lupo non è di sicuro, vero? Disse il secondo. Lui era il più pauroso. Ma no, è nemmeno uno scoiattolo, disse il terzo, il più pignolo. Forse è una puzzola, disse il quarto cinghialino, un'altra femmina, annusando l'aria. Era la più schizzinosa. O magari è un topo gigante, disse il quinto, il più giocherellone. Certo che è buffo, disse il sesto, il più pacioccone. Forse un coniglio, disse la prima. Un coniglio, disse stupita la quarta. Come no, anzi una gallina, suggerì il quinto. Aspettiamo di vedere se fa l'uovo, disse il terzo con un grugnito allegro. Se è un gallo, l'uovo forse non lo fa, disse serio il sesto. Il settimo aveva lasciato parlare tutti, poi si fece avanti. Non capite nulla. Ma non vedete che come noi? Disse con un'aria da intenditore. Faceva sempre il saputello. A quel punto i sette cinghialini si avvicinarono per osservare meglio il fagotto addormentato. Era una bestiola con il pelo ispido, in effetti color dei cinghiali, ma qua e là sembrava di vedere delle macchie bianche.